All'Umberto I la Santa Messa di Natale preso dal manto che ognuno di noi sia una goccia di pace. Portiamo nel nostro cuore il messaggio della parola di Dio, quando la nostra passione è sostenuta dall'amore divino riusciamo a fare tutto in maniera graduale e progressiva ed è ciò che io vi auguro per raggiungere le mete a cui aspiriamo e la pace che tanto desideriamo, che ognuno di noi sia una goccia di pace nel grande oceano di Dio. Auguri di Buon Natale a tutti. È il messaggio che l'Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, ha rivolto a tutto il personale dell'ASP di Siracusa in occasione della Santa Messa di Natale che è stata celebrata nella parrocchia San Luca dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Il commissario straordinario dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, assieme al direttore amministrativo Salvatore Lombardo, il direttore medico di presidio Paolo Bordonario, il direttore amministrativo di presidio Stefano Sergi, ha ringraziato l'Arcivescovo per aver onorato l'azienda ancora una volta della sua vicinanza e ha rivolto i più sentiti ringraziamenti e auguri di buone feste al personale tutto dell'azienda, ai pazienti e alle loro famiglie, auspicando che per il 2024 la posa della prima pietra del nuovo ospedale di Siracusa. A conclusione della Santa Messa, l'Arcivescovo ha benedetto dei bambinelli preparati dal cappellano Frate Gabriele, che sono stati donati a tutti i presenti durante lo scambio degli auguri natalizi.